Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Dedicheremo buona parte del notiziario alla ricorrenza dei 6 anni dal sisma che il 24 agosto del 2016 devastò una vastissima area dell'Appennino centrale ed in modo particolare la zona tra Amatrice ed Arquata, ed anche all'intensissima giornata politica di ieri con la visita nelle Marche di due leader del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Prima però una notizia di cronaca. Giovanni Padovani, calciatore marchigiano di 27 anni, è stato arrestato a Bologna dalla polizia e accusato di aver ucciso la sua ex compagna Alessandra Matteuzzi a martellate. La donna era già stata stalkerizzata in passato, tanto che il giovane aveva subito il divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Ieri sera l'agguato, avvenuto verso le 21, che non ha lasciato scampo alla 56enne, massacrata letteralmente in un fiume di sangue con ferocia. Padovani, nato a Senigallia, ha militato in diverse squadre di Serie D, tra cui Folgore Vergra, Giarre e Troina. Nel 2011 aveva esordito nelle fila dell'Alma in Serie C. Ed occupiamoci allora di terremoto, partendo dalla veglia di stanotte a Pescara del Tronto, la località martire distrutta dal sisma e che ha avuto ben 52 vittime. Le interviste raccolte durante il lungo momento di raccoglimento e di preghiera, sentiamo. L'impressione, celebrando insieme l'Eucaristia, la messa in questo luogo, è che il dolore delle tante persone che erano qui questa notte presenti sia ovviamente ancora intatto. Basta guardare questi volti, queste famiglie, basta guardare il volto delle persone che sono qui per comprendere come questo dolore sia ancora molto forte. E allora quello che abbiamo celebrato è il mistero della Pasqua, cioè il mistero del Signore della vita, più forte della morte, più forte della disperazione. Quello che abbiamo celebrato serve per poter sentire che queste persone vivono accanto a noi, vivono in Dio e le tante frasi scritte in questo luogo testimoniano questa fiducia e questa fede. Allora il modo migliore per rendere giustizia a questo luogo è fare in modo che sia trasformato in un luogo di vita. Queste persone hanno vissuto qui, hanno gioito, hanno pianto, hanno vissuto l'amicizia, la gioia del volersi bene, la gioia di passare il tempo del riposo e quello del lavoro in questo luogo. Il modo migliore per rendergli giustizia è permettere a questo luogo di rivivere. Venire qui significa ancora ritrovarsi in un paese devastato, ritrovarsi in una terra rasa al suolo. E allora vorremmo davvero, mentre sentiamo ancora l'affetto di tanti italiani, vorremmo davvero che questo luogo risorgesse e diventasse un luogo di vita. Ecco, questo è il modo migliore per rendere giustizia a questi nostri fratelli, a queste nostre sorelle. Loro già vivono in Dio, non hanno bisogno di niente, ma sono loro che ci testimoniano la necessità che questo luogo diventi, ritorni ad essere un luogo di vita e lo vogliamo davvero tutti quanti. Fa, oh Signore, che questo luogo non sia più un luogo spettrale, ma che conservi il ricordo doloroso di questi nostri fratelli e sorelle e la testimonianza di una vita che non termina, di una vita che non muore, in questo luogo e accanto a te nel tuo cuore per l'eternità. 6 anni da quel maledetto 24 agosto, dalle 3:36 di quella notte che rimane scolpita nella nostra memoria, che ogni anno in qualche misura ci porta qui a Pescara del Tronto a rendere memoria delle 52 vittime che si sono verificate proprio nella nostra terra per effetto di quella sequenza sismica che poi si rivelò ulteriormente disastrosa. È un ricordo doveroso, ma il modo migliore di onorare la memoria di quelle vittime è cercare, come ho potuto provare in questi 2 anni che mi hanno visto assessore alla ricostruzione, di onorare quel ricordo cercando incessantemente di creare le condizioni per una ricostruzione
che ridia futuro e prospettiva a questa terra, una terra che era molto affaticata sotto molti profili anche prima del 24 agosto, che ha pagato un prezzo altissimo a quel disastro e che oggi finalmente comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Come è noto, proprio in questi giorni abbiamo iniziato i primi lavori che risultano essere propedeutici alla vera e propria ricostruzione. Sappiamo che Pescara non potrà rivedere la luce dov'era e com'era, perché sarà ampiamente e prevalentemente delocalizzata, ma siamo convinti che con un lavoro di squadra, con una filiera istituzionale che ha visto protagonista la Regione, i comuni, il Comune di Arquata in particolare, possiamo dire che ora finalmente abbiamo dato quella svolta ad una ricostruzione che non può non essere ispirata, non può non essere pensata, sempre tenendo dentro il cuore il sacrificio di queste 52 persone. Sì, una giornata di ricordo, di memoria, di tristezza, e pensare a 6 anni fa è davvero dura, però è anche una giornata che ci deve far sperare per il futuro. Lo dobbiamo soprattutto a chi non c'è più, a quelli che hanno perso la vita qui, soprattutto a Pescara del Tronto, a Arquata Capoluogo, a Capodacqua, e quindi dobbiamo fare molto di più, perché a 6 anni dal sisma non è facile vedere ancora la ricostruzione, che è partita sì, ma vedere questi luoghi ancora senza abitazioni e tutto. Quindi c'è da fare dare un forte segnale per quelli che ancora vogliono tornare a vivere qui. Noi, il ricordo di quella giornata è davvero duro e triste, però dobbiamo fare che si ricostruisca in sicurezza e ovviamente il prima possibile, perché anche se no le persone più radicate e quelle che vogliono tornare a vivere qui a Arquata sceglieranno altri luoghi. Baroni, Elzo. Baroni, Ildina. Bartoletti, Ada. Cafini, Antonio. Cafini, Colombo. Cafini, Elisa. Cafini, Irma. Calvelli, Giulia. Celani, Giulio. E tutte le altre anime andate dopo il termine. Ricordi struggenti e speranze per una ricostruzione comunque ancora lontana. Stiamo cercando di dare alle comunità colpite le risposte necessarie per poter tornare a vivere la loro terra e il messaggio del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, pur con le tante difficoltà anche legate al rincaro dei prezzi delle materie prime e alla carenza di imprese. Ma oggi è il giorno del silenzio e del ricordo. Di certo una delle città simbolo ancora profondamente ferite dal sisma è Camerino. Basta un giro nel centro storico ancora fantasma per rendersi conto che ci vorranno anni se non decenni per ritrovare l'antica vitalità. Sentiamo alcune interviste raccolte tra la gente e tra coloro che hanno vissuto in prima persona quel dramma. Quali sono state le sue sensazioni? Guardi, bruttissime, da non augurarle a nessuno. Brutte perché nel cuore la notte ci ha svegliati e di soprassalto siamo riusciti a uscire di casa, io e mia moglie, però è stata un'esperienza bruttissima da non augurarla a nessuno. Cosa ha temuto? Ho temuto il peggio. Ho pensato all'incolumità mia di mia moglie per uscire di casa, poi quello che verrà Dio ci penserà. Lei dove abitava? Qui in Via Le Mosse, a 150 metri neanche. E adesso la sua casa come è messa? La mia casa, dopo il terremoto l'ultimo terremoto di ottobre, è stata demolita. È un'esperienza bruttissima che abbiamo vissuto io in prima persona, perché non potevamo uscire dalla casa perché non ci si apriva la porta, ci cascava tutto addosso. Una cosa terribile, però siamo usciti e siamo andati via e niente, la casa è stata dichiarata inagibile, è stata demolita e adesso con la speranza, iniziato la ricostruzione con la speranza a breve tempo di poterci andare.
però ecco, un'esperienza brutta, brutta, brutta. Mi ricordo perfettamente il giorno perché io faccio parte della Prologo di Camerino e dovevamo fare il giorno dopo, dovevamo fare un evento carino, importante, e mi ricordo che la notte siamo stati tutti svegliati da questa cosa, anche perché le prime case inagibili di Camerino sono successe dopo questo giorno. Poi chiaramente dopo noi abbiamo avuto quello del 26 e del 30 ottobre che ha ucciso proprio la città, ma a parte questo mi ricordo perfettamente che fummo tutti quanti svegliati e tutti quanti sconvolti da questa cosa. Siamo usciti tutti naturalmente per le strade e non riuscivamo a capire all'inizio, dice, come sarà successo e dove sarà stato, non riuscivamo veramente a capire. Poi via via che sono arrivate le notizie è stata una cosa terribile. Noi come Prologo eravamo stati 2 mesi prima da Amatrice per un evento e ci avevano invitato e avevamo trovato delle persone carinissime, stupende, gentilissime, una comunità intera devastata e noi veramente siamo stati sconvolti per loro, per tutti i paesi che sono stati coinvolti e anche per noi, perché devo dire che è stata una cosa terribile. È vero, noi lo sappiamo che siamo una comunità che purtroppo siamo soggette ai terremoti, sappiamo di stare in un territorio che è sismico, ma non era mai successo, non era mai successo una cosa così grande, così devastante. Un turista nel cuore ferito di Camerino. Sono venuto per vedere se era stata restaurata dopo il terremoto, che sono già passati 6 anni. Pensavo che fosse rimessa un po' più a posto. Ero già venuto nel 2008 ed era una città totalmente diversa. Ora l'impressione è di una città in abbandono totale, vuota, sensazione deprimente. È successo che nel giro di pochi secondi ci siamo ritrovati fuori dalla nostra città, fuori da un territorio di 4 regioni colpite e a tutt'oggi siamo ancora così. E quello che io chiedo allo Stato, che ci avrebbe dovuto proteggere, è di non ripetere più nessuna di tutti i passaggi che sono stati fatti. Quello che funziona veramente è l'emergenza. L'emergenza è stata una cosa eccezionale. È il top, diciamo, l'emergenza. Il dopo non c'è una cosa che si possa copiare, anzi, cerchiamo di evitarle. Abbiamo bisogno della città e di ritornare nel cuore di Camerino, così il rettore di Unicam Claudio Pettinari nel ricordare quanto ha fatto l'università dal sisma ad oggi, realizzando nuovi alloggi, sedi ed uffici per studenti e professori, senza fermarsi mai. L'intervista raccolta per noi da Manolita Scocco. Rettore, abbiamo imparato a conoscere questi luoghi nuovi dell'Università di Camerino, una delle più storiche e antiche d'Italia, che dal 2016 ha dovuto cambiare, trasformarsi. Ma lei che ricordo ha di quel 24 agosto? Il ricordo del 24 agosto è un ricordo doloroso, perché la comunità aveva già percepito il rischio, aveva già capito, compreso che il territorio stava rischiando molto, e alcune delle nostre strutture avevano già delle dichiarazioni di inagibilità e quindi era necessario fin da subito immaginare la sostituzione di alcuni spazi, di alcuni ambienti e soprattutto mettere in sicurezza quelle persone che in quel momento usufruivano di quegli spazi. Però non ci siamo persi d'animo e fin da subito abbiamo continuato, con la consapevolezza che in quel momento il ruolo di Unicam fosse fondamentale per quel territorio. Poi questo ruolo si è ancora più dichiarato nel tempo, perché a seguito delle scosse di ottobre Unicam sicuramente è diventata un punto di riferimento per la comunità tutta,
un punto di riferimento per anche quei cittadini che in quel momento cercavano di comprendere se ci sarebbe stato un futuro su queste terre. Rettore, l'università non ha mai chiuso, neanche nei momenti più difficili. Ma come facevano i ragazzi a scegliere di frequentare un'università in una delle zone più colpite dal terremoto, dove anche gli alloggi non c'erano più? Beh, intanto la politica degli alloggi è partita subito, ma poi abbiamo costruito nuove strutture come quelle che vedete, che sono strutture veramente molto solide, sicure, belle e diciamo che riescono a far vivere un'esperienza unica. Gli studenti sono rimasti con noi perché hanno compreso che la formazione che qui veniva rilasciata era una formazione che li avrebbe fatti diventare protagonisti domani. Lei, rettore, pensa che l'Università Camerino possa tornare nel cuore della città? Deve tornare nel cuore della città. I nostri cantieri già sono partiti. Alcuni dei cantieri nel cuore della città sono partiti, altri partiranno a breve. Abbiamo bisogno della città, lo sappiamo, abbiamo bisogno di tutte le strutture di cui in questo momento siamo proprietari, quindi non avremo solamente bisogno delle strutture in centro, ma anche di queste strutture, perché è evidente che questo campus costituisce una realtà unica nel panorama italiano e non la vogliamo assolutamente perdere. Se lavoreremo bene nei prossimi anni siamo sicuri che il numero di studenti crescerà ancora e quindi avremo spazio per studenti che alloggeranno in centro e per studenti che alloggeranno in queste residenze. Ci sarà lavoro per tutti. E torniamo ora ad occuparci di cronaca. Daspo urbano per la responsabile dell'aggressione a calci e pugni ai danni di una minorenne in un bar di Sassoferrato avvenuta il 4 agosto. Si tratta di una trentenne già denunciata all'autorità giudiziaria. Gli agenti del commissariato di Fabriano hanno eseguito nei suoi confronti la misura di prevenzione emessa dal questore di Ancona, Cesare Capocasa. Con il provvedimento adottato, la trentenne non potrà più accedere per la durata massima prevista dalla legge di 2 anni al pubblico esercizio dove si sono verificati fatti, né agli altri locali ubicati in quella zona, con divieto di stazionamento anche nelle immediate vicinanze. La trasgressione del DASP urbano comporterà la denuncia all'autorità giudiziaria, che prevede in primis la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il personale della squadra di polizia amministrativa della Questura di Ancona ha notificato al titolare di un bar sito in via Giordano Bruno un provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale per 15 giorni, con contestuale sospensione dell'efficacia della licenza di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di qualsiasi altra connessa autorizzazione amministrativa. Ciò all'esito di plurimi accertamenti di polizia effettuati nelle ultime settimane che hanno constatato diversi episodi di turbamento della quiete pubblica. Anche i residenti della zona, attraverso un esposto, avevano lamentato una forte percezione di insicurezza con fatti di violenza. Giornata intensa, lo dicevamo in apertura, a livello politico quella di ieri con la visita nelle Marche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni rispettivamente a Pesaro e ad Ancona. Iniziamo dal leader della Lega che all'Hotel Excelsior ha presentato i candidati del territorio per le prossime elezioni del 25 settembre. Il servizio è di Camilla Cataldo. Parte da Pesaro la campagna elettorale del leader della Lega Nord Matteo Salvini, che all'Hotel Excelsior ha presentato la sua lista di candidati in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nelle Marche saranno l'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini al collegio di Macerata e il vicepresidente regionale Mirko Carloni al collegio di Pesaro i candidati per l'uninominale alla Camera. Riccardo Augusto Marchetti è il capolista nel collegio alla Camera, mentre al Senato tocca a Mauro Lucentini. Beh, sono orgoglioso di partire dalle Marche per questa campagna elettorale, durante la quale vogliamo promettere poco perché poi vogliamo mantenere tutto. E la priorità per la Lega è e sarà lavoro e tasse. Quindi lavoro vuol dire azzerare la legge Fornero e arrivare a quota 41, che dà a circa 1 milione di lavoratrici e lavoratori la possibilità di andare in pensione e apre tanti spazi di lavoro ai giovani, e sono contento che anche CGL, CISL e UIL sostengano questa battaglia della Lega. Tasse significa estendere la flat tax ad altre partite IVA e in prospettiva anche ai dipendenti e alle famiglie e pensionati fino a 70.000 euro di reddito familiare, quindi non si tratta dei milionari o dei ricconi,
e poi c'è un tema di sicurezza ormai ahimè quotidiana con episodi di cronaca nera che non si contano, un altro stupro a Bologna nelle ultime ore, baby gang, sbarchi continui, quindi dal punto di vista della sicurezza, del controllo delle città e del contrasto all'immigrazione clandestina penso che la Lega sia una garanzia per gli italiani e per gli immigrati per bene che ci sono. Nelle Marche contiamo di vincere ovunque. Adesso con tutta la scaramanzia e l'umiltà del caso, perché sono solo gli italiani e i marchigiani a decidere col loro voto il 25 settembre, però l'aria è veramente buona, c'è tanta voglia di cambiamento. Se il centrodestra vince ci sono 5 anni di stabilità, di sicurezza, di tranquillità, una maggioranza finalmente omogenea, senza PD e 5 Stelle a fare i capricci. Io sono orgoglioso del lavoro di donne e uomini della Lega in Regione Marche, dei nostri sindaci, dei nostri amministratori regionali. Abbiamo fatto scelte su persone molto valide, tante altre in gamba ce ne sarebbero state, però purtroppo la riduzione delle liste a questo ha portato, però c'è una bella squadra e soprattutto dal 26 settembre altri marchigiani potranno portare a Roma il loro importante contributo. Qua penso che se il centrodestra continuerà a lavorare bene, se la Lega continuerà a lavorare bene, vinceremo in tutti i collegi. Bisogna fare tutto il possibile per fermare la guerra, per fermare le armi, per fermare le bombe, per salvare vite in Ucraina e anche posti di lavoro in Italia, perché più avanti va la guerra, più care pagheremo le bollette della luce e del gas, più fatica faranno i nostri imprenditori. I numeri dicono che in questi primi mesi di sanzioni contro la Russia, che ha invaso un altro paese, a soffrire non sono stati i sanzionati, cioè la Russia, ma siamo noi, è l'Europa e l'Italia in particolare. Nei primi 6 mesi di quest'anno la Russia ha un avanzo commerciale di 70 miliardi di euro, 70 miliardi di dollari, quindi vuol dire che vendono di più a prezzo più caro, mentre invece noi fatichiamo a esportare e stiamo pagando delle bollette di luce e gas incredibili. Quindi mi auguro che a Bruxelles qualcuno faccia 2 conti e rifletta su quella che è un'operazione che doveva fermare la guerra, doveva mettere in ginocchio la Russia. Mi sembra che rischia di mettere in ginocchio le imprese italiane più che la Russia. Tanti marchigiani mi hanno chiamato dicendo bravi, belle le liste della Lega, bei candidati. Ripeto, altrettanti meritevoli ce ne sarebbero potuti essere, però la matematica è quella. Sono sicuro che se i marchigiani premieranno il buon governo in regione della Lega e del centrodestra, donne e uomini altrettanto in gamba li troveremo. Io già qualche mezza idea ce l'ho, però prima c'è il voto degli italiani il 25 settembre, poi io dal 26 ho le idee ben chiare su cosa fare a Roma e nelle Marche. E da Matteo Salvini ha risposto oggi Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico. Non esistono province rosse, ha detto, ma esistono amministratori locali che ribaltano lo stesso giorno il risultato delle europee, convincendo i cittadini casa per casa. Il riferimento è al voto del 2019, un risultato che porteremo anche alle elezioni politiche di settembre. Vogliamo vincere il collegio e fare del PD il primo partito delle Marche. Ricci ha commentato anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni ad Ancona. La verità è che la sua destra fa leva senza scrupoli sul razzismo. Infine Ricci ha concluso: dopo 2 anni di governo del centrodestra la sanità è peggiorata e la regione è senza una guida, più frammentata e più debole. Ma andiamo proprio a vedere il servizio sulla visita di Giorgia Meloni ieri ad Ancona. Ho voluto cominciare questa campagna elettorale da Ancona per ricordare e a differenza di quello che si dice molto spesso nei salotti, nei talk, nella stampa, in certa stampa che parla quasi solo a se stessa, e cioè che Fratelli d'Italia non avrebbe una classe dirigente adeguata a governare la nazione, a differenza di quello che si dice, noi abbiamo già dimostrato in territori come la Regione Marche come la classe dirigente di Fratelli d'Italia sia perfettamente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di dare per decenni, per decenni. Prima il dibattito è stato abbastanza lungo, anche se poi gli spazi di intervento erano piuttosto sintetici. Loro si concentravano su 3 materie fondamentali: il tema del recupero del principio di sussidiarietà, quindi il valore dei corpi intermedi, compreso quello dei partiti politici, elemento sul quale io sono perfettamente d'accordo, il tema dell'educazione verso i giovani. Io credo che la questione giovanile in Italia sia una grande questione che va affrontata a 360 gradi, perché
La pandemia ha impattato molto pesantemente sui giovani, ai quali è stato tolto tutto, sono stati lasciati solo debiti e durante la pandemia venivano considerati solo come untori, quando in verità non era perché ballavano loro ad agosto, ma perché non si faceva adeguatamente un altro lavoro, che il Covid si propagava. E sul tema dell'istruzione e della formazione abbiamo dato ovviamente la nostra ricetta, le nostre idee, le nostre proposte, tra tutte quella di legare il sistema di lavoro a quello della formazione in maniera più articolata. Citavo l'esempio del liceo del Made in Italy, di una formazione d'eccellenza per uno dei settori della nostra economia che è in assoluto tra i più forti, ma che oggi non trova manodopera specializzata, mentre magari noi abbiamo tantissimi ragazzi disoccupati. E poi si parlava di lavoro, e qui io credo che la sfida del lavoro sia la grande sfida economica italiana. Un sistema di tassazione che dica più assumi meno paghi, cioè più alta l'incidenza di manodopera in rapporto al fatturato, meno tasse paghi, e ovviamente l'abbattimento del costo del lavoro. Non credo che la soluzione per tutti sia il reddito di cittadinanza. Più un governo di persone non ricattabili, più un governo di persone che non si fanno comprare, più un governo fatto di persone che non rispondono a un sistema di potere. Brava! E io in coscienza vi dico che penso di poter guidare un governo così. Perché chi ha provato sa che non ci facciamo intimorire, che non ci facciamo ricattare, che non ci facciamo comprare. Questo lo sanno tutti e forse per questo poi alla fine facciamo tanta paura. Giorgia Meloni ha voluto iniziare a livello nazionale la campagna elettorale di Fratelli d'Italia partendo dalle Marche, partendo da Ancona. Qualcuno si chiederà perché. È stata una scelta precisa, consapevole, proprio perché Giorgia Meloni ha voluto dimostrare come la destra, Fratelli d'Italia, disponga di una classe dirigente che è capace di governare e non solo di fare protesta. Quella stessa classe dirigente che da 2 anni sta governando con successo la regione Marche. Grazie Giorgia Meloni di questa scelta, grazie agli italiani che rispondono sì al richiamo che ha assecondato e promosso Giorgia Meloni in questo comizio. Siete pronti? Ha chiesto la piazza Giorgia e un corale sì ha dato riscontro ad una richiesta che è molto più di una domanda, è una certezza, quella che il 25 settembre finalmente il popolo italiano sceglierà Giorgia Meloni Presidente del Consiglio. Ed eccoci agli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia. Scende il tasso di incidenza cumulativo che oggi si attesta a 406,72 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. In flessione il numero dei nuovi positivi che nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati 799, di cui 239 in provincia di Ancona, 4 i degenti nelle terapie intensive e 4 i ricoverati nei reparti semi-intensivi. L'osservatorio epidemiologico ha comunicato un nuovo decesso. Una notizia ora più leggera, se vogliamo. Una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Fermo è intervenuta nel primo pomeriggio a Marina Palmense, una frazione del capoluogo, per un pappagallo sfuggito dalla sua abitazione ed appollaiatosi su un albero nei pressi. Dopo un primo tentativo con l'autoscala, i pompieri sono riusciti a bloccarlo in una siepe di alloro sotto la stessa pianta e quindi a riconsegnarlo con la legittima soddisfazione dei proprietari. Nessuno spettacolo pirotecnico, no ai fuochi per risparmiare e fare tesoretto per fini sociali. La Giunta Comunale di Macerata ha deciso che quest'anno le risorse che in passato erano destinate ai fuochi d'artificio in occasione delle celebrazioni di San Giuliano saranno destinate alle famiglie della città. E vi ricordo che tutti gli aggiornamenti di cronaca, sport e attualità sono disponibili sul nostro sito www.utvrs.it con notizie dalle 5 province marchigiane e qui vediamo l'home page anche con lo streaming. E siamo allo sport, che apriamo con il calcio. L'US Ancona ha comunicato di aver perfezionato l'ingaggio del terzino destro Tommaso Barnabà. Il giocatore classe 2001 era in prova da alcune settimane. Nello scorso anno l'esterno Scuola Bologna ha militato nel mezzolare in Serie D collezionando 34 presenze. E come già preannunciato, la Recana Tessio dovrà rinunciare per un periodo di tempo piuttosto lungo al suo centrocampista 22enne Francis Gomez, bloccato da un delicato problema fisico. Ci dispiace molto e siamo vicini al nostro giocatore, sperando che le difficoltà possano essere superate e che potremo rivederlo presto in giallorosso, ha scritto la società sui social. Intanto il 31 agosto alle 18.30 la presentazione ufficiale in Piazza Leopardi. Vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 25 agosto. Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le nostre previsioni per la giornata di giovedì.
La sinottica dell'Europa ci mostra il vortice di bassa pressione in allontanamento verso l'Egeo, dunque il tempo migliora anche al sud grazie alla presenza del campo di alta pressione, però vedete che da ovest arrivano queste infiltrazioni di aria umida più atlantica che poi già nella giornata di venerdì porteranno un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali. Per quanto riguarda la nuvolosità attesa nella giornata di giovedì, vediamo come sarà il sole a prevalere su tutta l'Italia. Un po' di variabilità residua al sud e qualche annuvolamento diurno sulle Alpi, ma ancora con basso rischio di fenomeni. Dunque la previsione per la giornata di giovedì ci mostra un'Italia ancora in prevalenza, soleggiata quasi ovunque. Un po' di variabilità andrà a interessare ancora le regioni meridionali, però vedete i fenomeni saranno decisamente meno frequenti e diffusi rispetto ai giorni precedenti e ci sarà anche la possibilità verso sera dei primi temporali sulle Alpi, segnatamente su quelle orientali. Le temperature saranno in aumento con clima caldo al centro-nord e valori massimi fino a 32-33 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. La San Benedettese, parliamo ovviamente ancora di calcio, al suo nuovo portiere, il club rossoblù ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Guido Guerrieri, l'estremo difensore 26 anni esordito in Serie A con la Lazio, società con la quale è cresciuto, poi il passaggio alla Salernitana nel 2020-21 e nell'ultima stagione anche un'esperienza nella Serie A bulgara. È tutto, grazie per la cortesa attenzione, appuntamento a domani.